Ciao, scusate la poca luminosità, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi un video velocissimo, ma veramente velocissimo perché purtroppo ho poca memoria sul cellulare. Tra l'altro, adesso che ho deciso di fare questo video super veloce, praticamente si è coperto il cielo, sta per piovere, ci sono i tuoni, praticamente è buio. Ma non fa niente, lo voglio fare lo stesso perché voglio farvi una piccola segnalazione, se non lo sapete, se siete appassionati di profumi, che voglio parlarvi di un profumo che ho acquistato questa mattina e vi racconto un attimo, appunto, in maniera veloce che cosa, insomma, la dinamica della situazione. Qualche giorno fa sono stata ad Acquestapone per acquistare, lo so, Luigi sta piove. Lo so, sta piovendo. Sta piovendo perché ho deciso di girare questo video, questa è la verità. Dicevo, qualche giorno fa sono stata ad Acquestapone perché dovevo acquistare dei detersivi per me e per mia madre, quindi ho fatto un giro veloce. Io ogni volta che vado ad Acquestapone, siccome c'è la parete piena di profumi con i vari tester, capita molto molto spesso, il 99,9% delle volte, che quando capito lì per fare acquisti, mi spruzzo comunque un profumo o sul polso se non ho altri profumi o sul cartoncino, perché come vi ho detto appunto sono appassionata di profumi e soprattutto ultimamente mi sto riavvicinando un po' anche alla profumeria classica che avevo abbandonato per anni, però mi sto un po' riappassionando. E appunto l'altro giorno c'era nello stand delle offerte il profumo Cavalli, mi pare che non mi piace, e un altro profumo, una boccetta viola. Non c'era scritta la marca, non c'era, c'era scritta soltanto una cosa che adesso vi mostrerò, dorata, molto molto particolare, mi ha affascinato proprio la boccetta, devo essere sincera, tonda come un'ampolla. Ho detto vai, fammelo provare perché non si sentiva bene dalla boccetta. Ho detto lo spruzzo, vediamo un po' che profumo è. E sono andata a casa. Dopo un po' ho cominciato ad annusarmi il polso, mi sono completamente innamorata di questo profumo e ho praticamente per me. È il dupe di Alien, cioè per me è proprio uguale questo profumo, identico, e quindi sono stata appunto ad annusarlo per tutta quanta la giornata. Ho detto no, devo vedere che profumo è, devo vedere quanto costa, chissà, chissà che profumo è. E sono tornata quindi questa mattina ad Acquestapone, ma un altro Acquestapone perché da noi in città ce ne sono tre. Sono andata a quello più vicino all'Eurospin perché dovevo comprare delle cose. Ho detto, visto che c'è Acquestapone, entro, voglio capire che profumo è. Quindi, siccome non sapevo che profumo era, siccome lo stand non era uguale perché è impostato in maniera diversa, ho dovuto cercare questa boccetta viola e ho scoperto che è un profumo che era in offerta tipo 8,90 euro. È il gatto. 8,90 euro ed è questo profumo di Ungaro, Fruit d'Amour, non so come si dice in francese perché il francese proprio va pecciccia, l'Elisir Purple Gardenia. Con questa scatola di Manuel Ungaro, appunto era un profumo che attualmente è in offerta anche proprio mi pare da Volantino a 8,90 euro. La boccetta è bellissima, ve la mostro. Lì il tappo non c'era come tester, quindi non l'avevo visto. Mi avvicino pure un po', scusate la faccia distrutta. E quindi insomma avevo visto soltanto questa scritta frutto d'amore. Elisir, no? Purple Gardenia, veramente bellissima questa boccetta con scritto Emanuel Ungaro sul tappo, sembra proprio una pozione magica, questo viola con questo oro. La confezione è da 30 ml, costa 8,90 euro, è attualmente in offerta e per me, per il mio naso, è identico, assomiglia tantissimo ad Alien, che è un profumo che io non mi ha mai affascinato tantissimo, devo dire la verità. Mi piaceva, avevo un sample, avevo un campioncino tanti anni fa, lo andavo ad annusare spesso perché mi piaceva come profumazione, però non lo reputavo un profumo adatto a me. Poi, siccome aveva spopolato, praticamente ce l'avevano tutti, non mi stava simpaticissimo come profumo proprio perché forse era straconosciuto, però devo ammettere comunque che era un profumo che mi affascinava, ma non tanto da farmelo acquistare. Invece, quando l'ho risentito adesso sulla mia pelle, a distanza di anni, forse non lo so, in questo momento della mia vita, mi piace tanto, mi piace tanto, quindi ho deciso di acquistarlo. Secondo me è veramente il dupe. Fatemi sapere se lo conoscete, fatemi sapere se ho scoperto l'acqua calda e casomai era un dupe famoso perché io non sono una che va alla ricerca dei dupe. Guardo tanti video dedicati a profumi, ma non tanto quelli dedicati ai dupe. Cioè se ci capito, ok.
però non vado alla ricerca di Diop, quindi non so se questo è effettivamente considerato dal popolo profumiano del web un Diop o se ce lo sento solo io e casomai assolutamente non è così. Fatemi sapere perché sono curiosa. E soprattutto fatemi sapere se lo conoscete, se non lo conoscete io ve lo segnalo, andatelo a sentire, soprattutto se vi piace questa profumazione o anche semplicemente per curiosità. Però ci tenevo a fare questo video velocetto perché non faccio mai un video del genere e mi piaceva appunto farvi questa comunicazione tempestiva in modo che potete voi appunto sfruttare questa offerta se siete interessati e interessate. Ok? Io vi mando un bacio grandissimo. Spero che questo video vi sia stato perlomeno utile, che vi sia piaciuto. Scusate, ripeto, il buio e anche la mia faccia abbastanza provata. E vi mando un bacio grandissimo. Ciao e vi aspetto nei commenti. Ciao, al prossimo video.